Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Questa sera vi porto nuovamente in Veneto, vi porto in Valpolicella perché voglio farvi sentire questo buonissimo amarone della Valpolicella dell'azienda Novaia. Il vino si chiama Corte Vaona e praticamente prende il nome dal cortile importante di questa casa che appartiene ai fratelli Cesare e Giampaolo Vaona. Sono dei giovani viticoltori molto appassionati del loro lavoro e che sono riusciti a ottenere un loro stile, a ricercare in qualche modo una particolarità dai loro vigneti e dal loro lavoro di cantina. È una vendemmia del 2004, quindi questa è una selezione importante, di un'annata importante. Ricordiamoci che il 2004 per la Valpolicella è stata una grande annata perché, oltre ad essere stata un'annata importante per il periodo di maturazione delle uve, è stata anche un'ottima stagione durante il periodo dell'appassimento. Quindi queste uve si sono appassite piano piano, delicatamente, e lasciando quindi le uve intatte, perfette dal punto di vista della qualità, nessun attacco di muffe, anche perché naturalmente ricordiamoci che qui siamo in una valle già abbastanza alta, i vigneti sono attorno ai 250-300 metri di altitudine. La vendemmia viene effettuata alla terza decade di settembre e poi naturalmente le uve vengono poste ad appassire in un fruttaio ancora più in alto, a 400 metri, cioè quindi siamo al di fuori, diciamo così, dal pericolo nebbie, quindi condizioni ottimali per l'appassimento. Le uve quindi si asciugano, si appassiscono, ma mantengono inalterate le caratteristiche fisiche della buccia, quindi buccia integra, acino ben asciugato e quindi ottima concentrazione dei gusti, dei sapori, dello zucchero, di tutto quanto è contenuto in un acino. Segue poi la vinificazione, che avviene come sempre in serbatoi di acciaio con temperatura controllata, e il vino poi passa in barrique, dove ci sta per 2 anni, e segue poi l'affinamento di circa un anno in bottiglia. È quindi un amarone abbastanza moderno, diciamo. Anche l'appassimento non è spinto all'eccesso, abbiamo quindi anche una gradazione alcolica di circa 15 gradi, quindi non eccessivamente alcolico, non eccessivamente pesante, e l'affidamento in barrique naturalmente crea delle condizioni molto particolari nelle quali in qualche modo viene mantenuta una certa integrità fruttata, si limita tantissimo la possibilità di aromi ossidativi e quindi si ha un vino moderno, fresco, che abbia ancora quindi delle caratteristiche molto fragranti del frutto, quindi poca ossidazione, quindi molto molto più integrità, diciamo così, del gusto. Eccolo qua, proprio questo buonissimo profumo fatto di frutto molto intenso, molto concentrato, con delle note di ciliegia, con delle note di confettura, ma ancora molto molto fresco e ancora persino quasi minerale al naso. E ricordiamoci che qui siamo su terreni marnoso-calcarei, siamo in quelle valli che praticamente sono uscite dai fondali marini quando il mare che occupava tutta la pianura padana si è arretrato ed è... e ha lasciato quindi scoperto tutte queste colline, ma in mezzo a questi terreni marnoso calcarei vi sono anche dei residui basaltici con delle tracce persino tufacee, perché attorno a questa zona vi sono anche alcune aree vulcaniche, quindi come dire, questi elementi si sono un pochettino fusi, si sono un po' mischiati, non esistono mai, come dire, dei limiti molto precisi in termini geologici. Questi elementi si vanno in qualche modo a compenetrare l'uno con l'altro, lasciando anche così delle caratteristiche davvero uniche ai terreni di queste valli. Eccolo qua allora questo bel profumo, vi dicevo, arricchito anche di una bella nota speziata, bella fine, bella matura, che dà un senso anche molto caldo al profumo, molto confortevole, molto elegante. Ottima la sensazione anche gustativa, con un frutto bello maturo, caldo, generoso, molto succoso,
con una speziatura bella, forte, intensa e ancora più netto al gusto questa nota floreale, questa nota di rosa appassita, di violetta, che dà un tocco particolarmente elegante sia al profumo ma ancora di più al gusto, perché gli dà questo carattere molto molto fresco, molto fragrante e caldo assieme. Quindi un bel incontro tra queste sensazioni apparentemente contrastanti, ma che appunto in un vino come l'Amarone creano proprio quella particolarità, quella personalità tipica e unica di questo vino. Molto caldo, molto generoso e con una bella trama tannica che tiene vivo il gusto, che gli dà spessore, che gli dà vitalità. È un tannino non eccessivamente incisivo, ma che crea quindi una bella tessitura in bocca, che dà una bella sensazione di sostegno al gusto. E piano piano si spegne questo gusto molto molto persistente e piano piano così dà questo ultimo colpettino di coda con questa nota quasi amarognola, quasi ammandorlata, una sensazione quindi molto molto ricca, molto persistente e che trova proprio nella sua personalità questo svolgersi continuamente del sapore, questo muoversi dei sapori, questo dando sempre delle impressioni nuove. Un vino davvero quindi molto molto singolare, con una bella personalità, con una bella vitalità e che sicuramente vi potrà tenere compagnia in una buona serata con una buona carne o con dei formaggi stagionati, o se non avete voglia di farvi accompagnare il pasto con questo vino, anche bevuto da solo, bevuto per se stesso, in compagnia, per chiacchierare, per passare una bella serata. Ringrazio e saluto naturalmente i fratelli Vaona per questo bel Amarone della Valpolicella, la Corte Vaona del 2004, e vi do appuntamento naturalmente, come sempre, a domani sera.